Umberto Ambrosoli, leader della coalizione di centrosinistra all'opposizione alla regione Lombardia, a Bruxelles per una serie di incontri con i responsabili delle istituzioni europee. Un tour per farsi conoscere e anche per far conoscere, come è stato sottolineato, l'altro volto della Lombardia, quello europeista, e che vede non solo nelle opportunità offerte dall'Unione Europea in termini di finanziamenti ai territori locali, per esempio con la programmazione per i fondi regionali e per la politica economica e di coesione sociale disponibili nella programmazione 2014-2020, ma anche che crede ad un'Unione Europea inclusiva e solidale, capace di una solidarietà sociale attiva nei confronti dei migranti e degli immigrati e che respinge in maniera definitiva il linguaggio e le pratiche dei movimenti xenofobi e razzisti che si preparano a concorrere ad entrare nella campagna elettorale del prossimo maggio. Per questo il primo degli incontri di Ambrosoli è avvenuto nella sede della Commissione europea con i membri del gabinetto della commissaria Malmström, la commissaria ai diritti umani, e poi al Comitato delle Regioni Europee. A Bruxelles, per vedere direttamente qui sul campo quelle che sono le opportunità per la regione Lombardia, una regione che non si deve chiudere all'Europa ma che anzi deve venire qui e riuscire da qui a migliorare la propria politica con le tante occasioni che dall'Europa vengono offerte e che allo stato attuale non sono ancora colte, in tutte le tematiche, dalle problematiche dell'immigrazione a soprattutto quelle del lavoro e dello sviluppo. Qui c'è il futuro per la nostra regione, le chiusure della Lombardia all'Europa sono la fine della Lombardia. Ancora nella sede della Commissione europea, Ambrosoli ha incontrato Fabrizio Barbaso, direttore generale della Direzione Generale Energia della Commissione, in vista anche dell'Expo 2015 a Milano, e poi l'incontro con uno dei vicepresidenti della Commissione europea, Joaquín Almunia, responsabile del portafoglio della concorrenza. In serata quindi un incontro con il gruppo Europa del PD a Bruxelles. L'Europa può cambiare, cambierà se l'Italia, se la Lombardia avranno voglia di essere protagonisti di questo cambiamento, cambierà se tutti vivranno la propria dimensione di responsabilità in una prospettiva di allargamento delle proprie competenze e delle proprie capacità. Questa è l'opportunità che ci troviamo davanti nei prossimi mesi, contribuire a costruire una nuova Europa che da qui, dalla finestra di Bruxelles, vedo come la più grande opportunità di sviluppo per la regione Lombardia. Milano, Mediolanum, terra di mezzo, la Lombardia è terra di mezzo, raccordo e baricentro tra il nord e il sud, l'est e ovest nella storia, e questo senso di baricentro aperto al mondo e all'Europa è la politica che permette di rilanciare la ripresa, rilanciare il ruolo dell'attrattività e rilanciare la politica degli investimenti sul territorio. Questo è il ruolo di Milano e della Lombardia. A questo serve l'Expo e a questo serve la spinta che viene da settori esportativi interessati ad aprirci al mondo. Tutto il contrario delle chiusure, delle politiche euroscettiche e delle politiche tutte chiuse nelle nostre dimensioni, diciamo, strette agli interessi locali che non sono tradizione della nostra regione e che sono oggi contro anche lo spirito dell'Europa.